Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sì, dopo un mese e più giorni mi sono rimesso a rifare un video. Oggi vi porto l'unboxing delle mie nuove cuffie da gaming. Dove sono le altre? Queste qua sono le mie vecchie cuffie, le Turtle Beach Raycon 200, che io vi avevo tanto consigliato un anno fa, tipo verso gennaio-febbraio, un anno sì quasi, per quanto riguarda, cioè, io ho unboxato queste cuffie qua. Il video di visualizzazione è andato molto bene, ma rapporto like-dislike è un po' malaccio. Io ho consigliato molto queste cuffie. Costavano circa 40 euro. Valgono, cioè, queste cuffie, cioè, perché mi sono fatte qualità audio. Ero stragasato in tutto. Ero in full gas praticamente. Ho detto, queste cuffie sono il top con il prezzo che si possono trovare. Peccato che dopo un po' mi sono accorto costavano 60 euro, anzi costano tuttora 60 euro, anzi più di 60 su Amazon. Dopo poco che ho fatto il video mi sono trovato male con queste cuffie. Stavano per cadere. Facevano male, cioè il comfort proprio dei cuscinetti sulle orecchie faceva un male terribile. Dopo dovevano essere ricaricate perché c'era una specie di amplificazione del microfono. Boh, vedete il microfono? Bene, anche se io lo tenevo chiuso, che questa qua è la sua angolazione di chiusura. Se io lo tenevo così, comunque si scaricavano le cuffie. Che cosa mi produci delle cuffie così? Eppure con il cavo sono, Posso capire ovviamente quelle Bluetooth o quelle wireless che hanno bisogno di una carica a parte. Dopo anche la costruzione. A novembre, il mese scorso, è successo questo. Si è praticamente sfondato la parte che collega l'archetto al padiglione destro. Vi metto qua una foto di quando erano aperte, spalancate. E sì, è andata veramente così. E anche la stessa sorte per il padiglione sinistro, perché neanche lui si sta scampando bene. Forse sono andato un po' troppo nel pesante, però voglio qualcosa che mi garantisse solidità, durabilità nel tempo e qualità audio. E niente, trovate in sconto a 79,99 euro, al Black Friday costano 59. Ahimè, non le ho prese. Però, ho voluto provare. Proviamole. Da dove si aprono queste? Ah, ma si apre così. Ah, ma stile della Apple. Mi sta gettando un fottio di aria sta roba. La pressione atmosferica è minore rispetto a questa scatola di plastica. C'è un piccolo problema. Io, siccome sono un bravo uomo, non usiamo le forbici perché non sono family friendly. Chi ha visto il video vecchio delle cuffie intenda. Che avevo aperto la scatola con una matita. Con una matita? Aspetta un secondo, va là. Perché? Dov'è la matita? Mi serve una matita ora. Ormai servono le istruzioni per aprire le scatole. Mi rendete conto? Non siamo messi male. Oh mamma mia, non si aprono. Ok, manualistica. HyperX ASUS Covered. Grazie mille HyperX per questo pensiero. Però non penso che mi dai di buoni sconto. No. Troppo bello per essere vero. Qua da una piccola quick start guide. Ci riesco a farvelo vedere. E qua abbiamo la nostra. Sì, però non morire. E qua abbiamo le nostre cuffie. Comunque, vabbè, sopra c'era il telo nero e in più anche le istruzioni. Allora, qua nel telo nero cosa troviamo? Troviamo. Bella busta, molto grande. Farci stare dentro le cuffie, ovviamente. Quindi facile anche da trasportare. E qua abbiamo, attenzione, il cavo. Ok, jack 2, jack 2. Praticamente, se avete un dispositivo che non ha mica tre lineette del jack. Non vi sto qua a spiegare tutto, ve lo spiegherò in avanti nel video, ecco. Potete collegarlo anche sui vecchi dispositivi che hanno tipo due lineette del jack. Spiego dopo con calma. Plastica. Rumore. Abbiamo il suo microfono, perché si può staccare il microfono. Si può anche regolare. Molto good, direi. E qua, ragazzi, abbiamo le cuffie. Abbiamo le cuffie. Come le tiro fuori, ok? Che sono emozionato. Ah, eccolo. Oh yes, baby. Niente. Molto compatte, molto professionali come design. Sono resistenti, sono in alluminio.
E qua abbiamo anche... Ah, ok, questo qua è il jack normale praticamente. Si possono regolare, ok, io le metto al massimo. Mi piace questa finitura qua con dell'alluminio, molto molto bella. Però ora, senza indugio, dobbiamo andare. Ragazzi, spericolamento ASMR. Un'andata. La seconda andata. Ah, ragazzi, dire che c'è del comfort qua dentro è dir poco. Ah, finalmente. Un po' qua, no, un po' più a sinistra. Ok. Ma che oh! Ok, non è dritta l'inquadratura. Però... Così è dritta. Così sembra... È dritta. D'ora in poi l'audio di questo video sarà registrato dal microfono delle cuffie delle HyperX Cloud Alpha. E niente, ho praticamente registrato per 2 minuti senza registrare il video, ma ho registrato l'audio. E ora mi è toccato ricominciare da capo. Se mi chiedete perché ho due iPhone, è una normalità per me questa. Sì, non mi basta avere un iPhone, me ne servono due. Non trovo più l'adattatore Lightning Jack, ho dovuto prenderne uno dal cassetto. Mando, pensavo che, stava, che stesse, stava stesse per cadere. Mi sa che un ripassino di italiano servirebbe. Questo video mi trovo a registrarlo dopo circa 1 settimana e 2 giorni dalla prima clip che avete visto. Infatti, cambiata la luce, cambiata maglietta, pantaloni, capelli. Sì, è passato più di 1 settimana per il semplice motivo che volevo testare per bene queste cuffie qua, visto anche il loro prezzo di 100 euro. E se vuoi andare ad acquistare delle cuffie di un certo costo, pur bisogna, come si può dire, testarle per bene per dopo dare un parere molto buono. Non che tipo il primo che arriva pinco palino ha le cuffie e dopo il giorno dopo praticamente se ne mette già a recensire. No, non è così. Messi c'è una scaletta, costruzione, comodità, audio e versatilità. Detto bene. Versatilità, bene, perfetto. Buon Natale. L'esterno di padiglioni ha un materiale tipo simil plastica silicone, non so dire benissimo, comunque è un materiale resistente. Per fortuna che devo fare tipo una specie di recensione seria. Iniziamo bene. Che pareri, signori! L'archetto in cima alle cuffie è in pelle e in più è presente un piccolo semiferro di cavallo, un pezzo di alluminio, mettiamo così, mettiamola così, che collega i padiglioni all'archetto, che sono un alluminio rosso che conferiscono ancora più resistenza a queste cuffie. Infatti mi sono cadute più di una volta, le ho sbattute contro il Blue Yeti, sì, che in confronto a qualche bottarella, però ok, e praticamente non ho mai avuto nessun graffio, nessun tipo di problema alle cuffie, quindi per costruzione top. Passiamo alla comodità. Forse nei primi giorni queste cuffie possono fare male, ma non male come le Turtle Beach, che facevano veramente un male della Madonna, ma un male molto irrisorio, perché pure i padiglioni si devono adattare alle nostre orecchie. E infatti, riprendendo le mie Turtle Beach Recon 200, là veramente erano inusabili e in più la comodità non c'era, era inesistente. Infatti molte volte mi ritrovavo con tipo male le orecchie, nessun comfort. Sì, l'audio c'era, però. Infatti, parlando dell'audio, per il prezzo che viene chiesto per queste cuffie sono veramente il top. Ma veramente il top. I bassi non sono mica tanto eccessivi, nemmeno gli alti. Questi conferiscono anche un buon ascolto audio. Queste cuffie, però, sono molto indirizzate per il gaming. Io le definisco come il riferimento numero uno. Per chi vuole scegliere un headset per il gaming, io lo sto usando ogni giorno praticamente per ogni circostanza e si sentono i passi e anche tutti i rumori di gioco possibili e immaginabili. Oppure sentite proprio il tizio che respira, tira dei respironi perché sta tryhardando con pure l'asciugamano dietro perché suda. Tutti i tryharderanno un asciugamano, pure io. Comunque per sessioni a lungo termine, tipo gaming, ascolto musicale, sono veramente molto buone. Versatilità. Le cuffie sono facilmente trasportabili anche grazie al loro astuccino. Praticamente voi le inserite tranquillamente,
Però tanti di voi si diranno: ma come faccio a mettere questo catafalco di cuffie con microfono e anche cavo jack? È easy la questione praticamente. Voi potete rimuovere sia il cavo jack dalle cuffie e anche il microfono, le praticamente accorciate qua in cima dove ci sono gli archetti qua in alluminio, e le mettete qua dentro e dopo easy tirate e potete trasportarle come volete. Molto comoda come cosa. E sì, se dovete fare dei viaggi tipo in treno, in aereo, dovete tipo montare dei video, fare qualcosa col telefono eccetera, e volete queste cuffie qua a tutti i costi, potete farlo. Vi dico una cosa che sulla comodità non vi ho detto: praticamente anche se fate sessioni a lungo termine non danno minimamente fastidio. Se proprio vi fanno male, provate un attimo a muoverle così, provate un attimo a ripiazzarle, ma è una cosa tipo di 4 giorni massimo e basta. A me 3 giorni dopo non ho più avuto quel fastidio, non tremendo, però era sì leggero. All'inizio del video avevo fatto... Dove è andato il... Ecco qua. All'inizio del video avevo fatto vedere praticamente questo jack qua con due lineette, quando in realtà sono tipo 3. La terza non si vede in video. E mentre quella che viene data qua in confezione direttamente collegato è quella a 4 lineette. L'audio che sentite con il jack a 4 linee è stereo e mono, idem per quello a tre righette. E l'audio del microfono sarà tipo... E l'audio del microfono sarà stereo. Mentre per quello a 3 righette, questo qua che viene dato praticamente dentro l'astuccino appena aprite la scatola, avrà sempre audio stereo delle cuffie, ma audio mono per quanto riguarda il microfono. Tipo nella prima clip mi sembra di aver detto che c'entra col dispositivo vecchio, ma vabbè, non lasciate stare questa definizione, che penso che già in tanti avranno già messo dislike solo per quello. E quindi, valgono la pena queste cuffie? Io vi dico di sì. Costano 99€, in offerta 79€, ma anche 59€. Se trovate a 59-79 prendetele subito. 99 sì, tantino, però se volete qualcosa che duri nel tempo, qualcosa che abbia tanta qualità, secondo me queste sono veramente la scelta migliore. E sì, io vi dico, evitate le cuffie plasticose, come è successo nel mio caso. Ad esempio, le Tartu Beach Record 200 che avevo, le avevo pagate 10€ in super offerta, mentre adesso stanno a 66€, e non acquistatele, ecco, mi raccomando. Mi dispiace ancora di aver detto che sono veramente delle buonissime cuffie, ancora un anno fa, quando avevo fatto l'unboxing e prime impressioni, però è andata così. Comunque secondo me lasciate perdere quelle cuffie plasticose da 60€, piuttosto andate su un qualcosa, tipo, secondo me andate su Cloud Alpha, vanno sia per PC, Xbox, PS4, PS5, Switch, da tutte le parti vanno, e in più avete, sì, tanta qualità e non vi si rompono solo guardandole. Vi dico, sono resistenti, buona costruzione, comodità, audio e versatilità buonissime, non ci sono aspetti negativi. Ad esempio, togliendo via il microfono, praticamente diventano veramente molto molto piccole. Fate finta che non ci sia il jack e ecco, le cuffie si presentano praticamente così. E niente, se avete un budget molto molto ristretto ovviamente andate per altro. Se avete un budget un po' più alto e andate a spendere 60€ per delle cuffie che sono tipo plasticose o roba del genere, no, non andateci. Non ha avversari queste cuffie, a meno che ci sono le Astro che costano 200€, ma lasciamo in un altro punto. No, comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like, commentate, condividete e mi raccomando, seguitemi su Twitch, che adesso ci saranno molte live, molte novità. L'inquadratura si è svasata di nuovo. Madonna, quanto odio questa posizione. Oh, perfetto, dritta. Comunque ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Seguitemi su Twitch, iscrivetevi, guardate, condividete con tutti. Bella voice, bella a tutti.